pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mesagne il bando di gara di gestione del servizio energia per gli immobili di proprietà del Comune. Si tratta di un bando ad evidenza pubblica che mette nelle condizioni di essere affiancati a procedura espletata da un partner tecnologico in grado di gestire e valorizzare il patrimonio impiantistico locale. L'obiettivo è garantirsi la fornitura di beni e servizi necessari ad assicurare e mantenere nel tempo le condizioni di comfort, efficienza, sicurezza e salvaguardia ambientale, controllando in maniera strutturata il processo di utilizzo energetico. L'appaltatore assumerà la gestione degli impianti in un'ottica fortemente incentrata sul criterio del risparmio energetico. Si punta a ottenere diversi risultati, il massimo beneficio in termini di qualità, la manutenzione tempestiva, la fornitura di servizi ausiliari, la dotazione e strumentazione tecnica all'avanguardia, il contenimento dei consumi attraverso la riduzione di guasti e il monitoraggio dell'utilizzo reale degli immobili, il rispetto dei requisiti di sicurezza, la riduzione dei costi di gestione. L'appalto sarà espletato secondo procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile anche in base a elementi quali il merito tecnico. La situazione impiantistica degli immobili comunali, sostiene l'assessore ai lavori pubblici Giancarlo Canuto, ha reso necessario l'elaborazione di un bando che, dopo l'aggiudicazione, porterà a una capillare ricognizione dello stato attuale e ad una ottimizzazione in termini di risparmio e di vivibilità delle strutture. Un intervento che naturalmente guarda a lungo termine in un'ottica di lungimirante adeguamento energetico generale. Il sindaco Franco Scoditti sottolinea quanto sia necessario in questo momento andare oltre la contingenza e lasciare in eredità un percorso di complessiva sistemazione di tutto il patrimonio immobiliare mesagnese, partendo proprio dall'ottimizzazione energetica. Il bando, nel rispetto delle normative e delle direttive vigenti, punta proprio a una sorta di svolta nell'ambito specifico dei consumi, dell'efficientamento, del miglioramento concreto degli standard qualitativi di tutti gli edifici pubblici della città. La gestione del servizio avrà la durata di 10 anni per un importo di circa 2 milioni e 600 mila euro. Parte oggi l'avventura del Comune di Ostuni alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L'amministrazione comunale di Ostuni si è organizzata per l'allestimento di uno stand tutto proprio per comunicare al meglio le peculiarità eccezionali del territorio e coinvolgendo in modo diretto tutti gli operatori turistici sia delle strutture ricettive che di servizi ricollegati al turismo. Con l'ausilio di validissimi volontari e la partecipazione di molti operatori locali, si è riusciti a assicurare egregiamente la presenza in fiera che avrà come leitmotiv il claim accattivante Green Experience in White City. Oltre due agende piene per l'incontro di circa 100 buyer nazionali e internazionali, ai quali proporre la città come meta del canonico periodo turistico estivo, con un occhio però alla destagionalizzazione, sottolineando la bellezza e la fruibilità della Bianca Regina degli Ulivi tutto l'anno. L'amministrazione comunale della Città Bianca terrà anche un'importante conferenza stampa nello spazio delle conferenze del Polo Fieristico, durante la quale il sindaco Gianfranco Coppola e la Assessore Claudia Trifan, coadiuvati dagli operatori del territorio, racconteranno le peculiarità di Ostuni, dal Museo delle Civiltà Preclassiche al Parco delle Dune Costiere, passando per le innumerevoli offerte di itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici, da percorrere a piedi e in bicicletta. Verranno anche illustrati gli eventi in cantiere per i prossimi mesi primaverili ed estivi. Un occhio anche alla comunicazione delle attività del Comune in fiera che potranno essere seguite attraverso la pagina Facebook turismoostuni.com. Appuntamento con la stagione teatrale francavillese, Lella Costa al Teatro Italia. Sì, Lella Costa presenta con Paolo Calabresi, la famosa Iena, anche Paolo Calabresi, noto anche come Sergei, devo dire, qui a Francavilla, e presenta lo spettacolo Nuda Proprietà, che è uno spettacolo che è in tour già dallo scorso anno in giro per l'Italia, tratto da un testo di Lidia Ravera, che molti conoscono, una famosa femminista degli anni 70, molto nota insomma come scrittrice e come giornalista. E Lella Costa, poi, almeno posso fare una piccola, diciamo, valutazione personale, per quanto mi riguarda, è una delle attrici comiche
italiane, credo, di maggiore spessore. E Paolo Calabresi anche ha una sua vis comica, una sua verve comunicativa veramente originali. Lo spettacolo racconta dell'amore a 60 anni, di come ad un certo punto la vita possa in qualche maniera, anche se ha avuto delle fermate brusche, ricominciare e di come ci si possa ricostruire utilizzando l'ironia, utilizzando la sorpresa, utilizzando anche la capacità di farsi sorprendere dalla vita. Ecco, una rassegna di qualità, come sta rispondendo il pubblico? Devo dire in modo veramente eccezionale, imprevisto. Le prime due serate sono andate molto bene, sia quella con Cristicchi che quella con Marco Columbro, sono andate a livello di spettatori paganti raggiungendo il massimo delle stagioni precedenti, ambedue gli spettacoli. E anche per questa sera spero che ci sia, insomma, lo stesso pubblico motivato. E devo dire, come elemento di novità, anche il fatto che ci siano nuove fasce di pubblico rispetto a quelle, diciamo, tradizionali che da tempo, da anni hanno partecipato alle stagioni teatrali nella nostra città. Quindi per ora mi posso dire davvero soddisfatta. Ecco, diciamo il prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento, altrettanto importante, è tratto da una piece teatrale tratta da un testo del Presidente del Senato Pietro Grasso, che racconta le vicende di, insomma, noti personaggi, Falcone e Borsellino, che hanno avuto a che fare con la nostra storia e, ahimè, hanno incrociato la mafia sul loro cammino, lasciando la loro vita poi su quel cammino. Quindi credo che sia uno spettacolo di particolare poi valore anche civile. E inoltre voglio indicare, perché è la prima volta che nella nostra città viene portato uno spettacolo di questo genere, lo spettacolo successivo, che non è di prosa ma in realtà è un balletto di danza contemporanea che incrocia anche l'opera di Verdi, infatti si chiama Traviata. E per questo balletto, con una famosa compagnia di Roma, verranno poi coinvolte anche le scuole di danza locali alle quali verrà chiesto di partecipare con dei figuranti, e praticamente abbiamo appena preso contatti con loro perché ci sia appunto anche questo coinvolgimento e per far coltivare anche una cultura del balletto non soltanto all'interno delle scuole ma proprio anche come spettacolo. Intanto prova a inserirsi in area, lì cade, chiude la fine screen, ma stava verso i due pali avversari, poi quarta, sbroglia la matassa, prolunga per un attimo Marol che in qualche modo vince il contrasto, quarta, apre a destra per Colluto, posizione regolare, scende Colluto sulla destra, poi l'imbeccata per Di Rito, fuori gioco, vanificata la rete di Rito, e sarebbe da rivedere, minuto numero 8 quasi, noi abbiamo ammonito anche Di Rito per aver calciato in rete, recupera però bene Bricca, Marol in verticale per Montaldi, posizione regolare, lo va a pressare Prisco, Di Rito entra in rigore, Di Rito il dentro destro fuori! Palla gol sulla splendida azione, Marolla, Montaldi, Di Rito, tacco di Montaldi per Di Rito che è penetrato in area di rigore e con l'esterno destro forse accelerato, anticipava troppo la conclusione, esterno destro di Nicolas Di Rito, palla fuori, palla gol abbastanza netta per la Virtus al minuto 14, si gira quarta, avanza a sinistra Schirinzi, quarta lo vede ma preferisce già centrarsi, poi fallo netto da parte di Liccardi, si è fatto male quarta la caviglia, ammonito Liccardi e finalmente arriva un cartellino per il fallo duro, scorretto di Liccardi, centravanti su quarta, grida quarta di dolore alla caviglia sinistra, speriamo nulla di grave, intervento durissimo, quarta davvero grida come un dannato, intervento molto molto grave e forse ci poteva anche stare qualcosa di più del cartellino giallo, tutto pronto, prendono in corsa il numero 4 Vitaliano. Batte ancora col destro e c'è il palo, poi Silvestro mandato, clamoroso palo, a portiere battuto, immobile D'Urso che non ha visto partire la sfera. Ancora Bartoli, lancio lungo a cercare Villa che spizzica di destra ma lo anticipa Prisco, quindi Avolio, Schirinzi in avanti di destra, Villa, appoggio per Montaldi, avanza Montaldi, la gara per Colluto, attenzione Colluto, ultima chance al primo tempo, in verticale ancora per Montaldi, posizione regolare di Montaldi, sul fondo Montaldi, mette in mezzo Di Rito, e la rete, la sentenza Di Rito, la sentenza Di Rito, la sentenza Di Rito, al minuto 47 del primo tempo, Di Rito la mette dentro, forse sarà anche autorete, non sappiamo, perché i giocatori vanno a abbracciare Montaldi, dunque potrebbe trattarsi di autorete sul cross di Montaldi.
a noi è sembrato di rito in scivolata a 2 metri dalla porta sul cross basso di Montaldi, proprio al minuto 47 del primo tempo, secondo primo tempo. Dunque alla scadere del recupero, bellissima chance colluto per Montaldi che è sceso sul fondo in area di rigore, ha messo in mezzo un pallone perfetto, a nostro avviso di rito, ma forse un difensore perché i giocatori vanno a abbracciare Montaldi, dunque forse autorete. Lo speaker annuncia immediatamente di rito come marcatore, intanto recupera momentaneamente Scaduzzi che gioca ancora, prova il destro, oh voglio il miracolo di Duzzo, ma siamo al 48esimo. In avanti Marolla, a sinistra, può avanzare qualche passo Marolla, si avvicina ai pezzi dell'area, va Marolla, tocca cotto per Villa, limita l'area Villa, entra in area Villa. Cross col sinistro, di rito di testa, alla rete, la sentenza di rito, la sentenza di rito, la sentenza di rito, sempre lui, solo lui, il più grande centravanti mai visto a Francavilla. Piazza il raddoppio al minuto 10 della ripresa, un fenomeno vero. Villa lavora un cross pennellato al bacio col sinistro dal fondo, secondo palo, salta di testa di rito, schiaccia a terra e la infilza all'angolino dove Navarra non può arrivare per la seconda sentenza di rito. Bellissimo il triangolo di rito per Colluto, giocando bene di rito, Montaldi posizione regolare, limite della rigore, va Montaldi. In otto tre, di rito, la tripletta di rito, la tripletta di rito, primo grado, appello e Cassazione, primo grado, appello e Cassazione. Apre Villa a destra per Colluto, buona posizione, mette in mezzo Colluto, attenzione, solo Righella, spara alle stelle, clamorosa palla gol per Righella. Dunque rimane in 9, chiude in 9 il Volla, anche se ormai il punteggio era acquisito, 3-0 per il Francavilla, che in questi ultimi minuti potrebbe anche chissà cercare il quarto gol con due uomini di vantaggio. Recupera Rescio che avanza verso il centrocampo, d'ampie falcate, poi fallo su di lui, vantaggio perché la palla è per Villa, scende Villa, a destra ci sono Richelle e Colluto, va Villa, prova a pressarlo Solano, quindi all'indietro servito De Tom, peccato, poteva essere una buona chance di partenza per il Francavilla. Riparte allora Renato Bartoli a sinistra, 36esimo, 9 più recupera al termine, Rescio con calma, manovra, supera il centrocampo, al piccolo trotto Rescio, avanza solo a tre quarti, un po' timido forse Rescio, non vuole evitare qualsiasi ricaduta, d'altro non sono i primi minuti che gioca dopo praticamente quasi un anno, l'ultima gara vera che giocò ad aprile a fine aprile quando finì il campionato d'eccellenza l'anno scorso con il Gallipoli, non ho giocato nemmeno playoff perché Gallipoli arrivò primo. Poi Richelle a destra per Colluto, posizione regolare, va Colluto solo, Colluto solo, Colluto solo, davanti a posto di Colluto solo, ed è 4-0, Danilo Colluto mette il sigillo, 4-0, Danilo Colluto si invola da solo. E proprio in questo istante l'arbitro fischia la fine del match. Virtus Francavilla Calcio batte Virtus Volla 4-0. 3 gol di Nicolas Di Rito e 4 gol di Danilo Colluto. E pone un bel vantaggio in vista della qualificazione ai quarti di finale nazionale di Coppa Italia Dilettanti. 4-0 per il Francavilla. La prossima gara tra due, mercoledì il 25 febbraio, a Rionero in Vulture, in Basilicata contro Vulture Rionero, dove probabilmente basterà un pareggio per andare ai quarti di finale nazionali contro la vincente della sfida tra Calabria e Sicilia. Siamo il direttore sportivo della Virtus Francavilla Calcio, Stefano Trinchera, un 4-0 perentorio contro il Volla, forse va anche al di là delle più rose previsioni, tenendo conto delle tante assenze. Sì, alla vigilia per noi era una partita impegnativa, considerato anche il valore dell'avversario, anche perché oggi al risultato acquisito diventa semplice valutare questa prestazione, ma di fronte avevamo una squadra molto mestierante che ci ha dato comunque filo da torcere almeno nella parte iniziale della partita. 6 assenze per squalifica, un infortunato batto da cui si è aggiunto purtroppo Cristian Quarta, subito le sue condizioni come sono? Adesso fra un po' andrò a trovarlo in ospedale, sembra che abbia una frattura al tibia e perone se non vado errato, credo che i tempi di recupero siano abbastanza lunghi quest'anno, spero di sbagliarmi però credo che per quest'anno sia out. Ovviamente in bocca al lupo a Quarta, quindi fortunatamente giungono provvidenziali rientri da quel punto di vista di Rescio e Colluto. Sì, anche se a dire la verità per noi l'assenza di Quarta è fondamentale perché Cristian ha un valore assoluto per noi, un giocatore che ha grandissime potenzialità tecniche, però anche nelle nostre disavventure strada facendo quest'anno abbiamo dimostrato di avere un organico all'altezza di tutte le competizioni, tutti i potenziali titolari
non ci piangiamo addosso come abbiamo fatto oggi nonostante tantissime assenze. Anche oggi chi ha giocato ha dimostrato tutto il proprio valore, quindi siamo comunque fiduciosi. Che ne dica qualcuno, anche oggi, specialmente nel primo tempo, qualche decisione arbitrale discutibile, soprattutto nella distribuzione dei cartellini, poi nel secondo tempo invece un arbitraggio più equo. Sì, dall'inizio dell'anno che purtroppo sai, decisioni arbitrali un po' discutibili, però io insieme al presidente, al mister, che viviamo la quotidianità con i ragazzi, abbiamo sempre detto che dobbiamo andare al di là di qualsiasi problematica, compresa l'errore arbitrale, perché ripeto, abbiamo tutte le potenzialità per far bene in queste due competizioni. Per concludere, aspettando naturalmente il risultato di Volla contro Rio Nero, la consapevolezza che si potrà comunque vada andare a Rio Nero, molto probabilmente anche per giocare per un pareggio. No, noi adesso non guardiamo Rio Nero, guardiamo domenica a Trani perché abbiamo un'altra finalissima. Poi a Rio Nero, giusto così perché hai tirato fuori l'argomento, non andiamo per fare calcoli ma andiamo per vincere. In questo numero del Salus TG, fondi a 12 progetti sfida, la scommessa di Fondazione Cariplo e AIRC. Il rapporto sugli errori medici, una richiesta da anni ogni 10 posti letto nelle strutture dell'SSN. Un immigrato su due rischia il cancro per stili di vita e zero screening. 12 cervelli italiani under 40 con una sfida nel cassetto, una ricerca coraggiosa che promette di rompere gli schemi della lotta al cancro. Sui loro progetti di avanguardia, Fondazione Cariplo e AIRC hanno deciso di scommettere più di 1 milione di euro contro IDEO, un bando cofinanziato per la ricerca di frontiera. Vogliamo che questa ricerca esca dai cassetti e soprattutto premi i giovani e non più giovani, perché attorno a questi giovani e con loro ci sono i loro maestri. I creativi in camice selezionati dal bando Trideo hanno già alle spalle anni di laboratorio e pubblicazioni scientifiche. C'è anche chi ha calcato le pagine di Nature. È il più giovane, ha 31 anni e 7 su 12 sono donne, in gran parte mamme. Nessuno vorrebbe incappare in uno di quei 66 incidenti tra traumi ed errori che avvengono ogni anno in una struttura ospedaliera italiana. Globalmente in 10 anni la frequenza di sinistri è aumentata, più 4,8% ogni 100 medici, più 2,7% ogni 100 posti letto e più 7,2% ogni 1000 ricoveri. Nel dettaglio parliamo di quasi un sinistro ogni 10 posti letto l'anno, e quanto emerge dal report di Marsh che segnala un lieve calo per il 2013. Il 50% degli stranieri che vivono in Italia ha stili di vita sbagliati e non si sottopone a screening, correndo quindi un rischio di tumori più alto. Le barriere linguistiche ostacolano l'accesso alle cure e agli strumenti di prevenzione. Per informarli arrivano 4 opuscoli informativi in 7 lingue, distribuiti in ospedali, organizzazioni di volontariato, ambasciate e medici di famiglia. Previsioni meteo per venerdì 13 febbraio. Al nord molte nubi e deboli fenomeni, sul nord-ovest e Lombardia nevosi fino a quote collinari, più asciutto altrove. Al centro piogge in Sardegna dal pomeriggio, nonché lungo le coste toscane, ma più scarse ed intermittenti, variabile sugli altri settori. Al sud peggiore in Sicilia, con piogge irregolari nella seconda metà del giorno, più soleggiato sulle peninsulari, seppur con nubi in aumento. Venti in sensibile rinforzo da sud-est, mari da poco mossi a mossi, temperature senza variazioni. Thank you.